Continua senza passi falsi in buon cammino in eccellenza del felino, che supera indenne l'ostacolo del quinto turno rappresentato dal Nibbiano e Valtidone. La squadra rossoblù raccoglie davanti al pubblico amico il secondo pareggio casalingo consecutivo, dopo una prova non spettacolare ma sicuramente ordinata, e conserva così la propria imbattibilità stagionale. Disattese le aspettative dei piacentini, che non riescono a risollevarsi dopo le due precedenti sconfitte e restano invischiati nei bassi fondi di una classifica che, seppur corta e provvisoria, non può di certo essere soddisfacente. Nella gara del Bonfanti, Perazzi, tecnico degli ospiti, ha proposto la sua squadra con un 4-3-2-1 in cui l'ex Pro Piacenza, Aspas, ha svolto il ruolo del regista, mentre in chiave offensiva ha trovato spazio dall'inizio, per la prima volta in stagione, l'ala sinistra Daniele Di Gennaro, 20 gol in 32 presenze lo scorso anno. Al centro dell'attacco il giovanissimo e promettente Dio. Brandolini non ha mescolato le carte e ha risposto con il consueto 4-4-2. Calderaro ed Emmanuel Martinez i terminali offensivi, Lancellotti e Pasini gli esterni di centrocampo. Dopo la solita fase di studio tra le due squadre, a rompere gli indugi è stato il Nibbiano, pericoloso al dodicesimo. Calagnà trova per vie centrali Dio e lo serve. Il numero 9 apre il gioco sulla destra per Peroni, che va al traversone. Di Gennaro raccoglie dal lato opposto e dopo essersi portato palla sul destro calcia in porta, ma Terenzio è reattivo e allontana in tuffo. Fin dalle prime battute si intuisce che non è una gara spettacolare, anzi al 16esimo Pappalardo e Dio si innervosiscono e si spintonano reciprocamente. L'arbitro Matteo Lauri di Modena è bravo a riportare la calma, estraendo in faccia ad entrambi il cartellino giallo. La prima chance del felino arriva al 35esimo, su un calcio di punizione da posizione defilata. Della battuta se ne incarica Emmanuel Martinez, che tira direttamente nello specchio, ma Ziglioli allontana di pugno. L'azione prosegue e si sviluppa, pochi secondi più tardi, sempre sulla corsia di destra. Il terzino di Giuseppe cerca il cross, ma calibra male la misura. Ne esce una traiettoria velenosa, che si stampa in pieno sulla traversa. Sospiro di sollievo per il portiere piacentino, praticamente fuori causa. Il primo tempo si chiude con l'infortunio del terzino sinistro Paesotto, classe 99. Mister Perazzi è costretto a ricorrere a un duplice cambio a causa della regola degli under da tenere in campo. Ne fa le spese Di Gennaro, richiamato in panchina, nonostante fosse sembrato l'uomo più in palla dei suoi fino a quel momento. Ad inizio ripresa, il team della Valtidone prova ad alzare i ritmi di gioco, anche se Terenzio resta di fatto sempre inoperoso e di vere conclusioni verso lo specchio della porta non se ne vedono. Dopo essersi visto annullare dall'arbitro due gol per posizioni di fuorigioco, su cui non si sono ravvisate proteste, il Nibbiano decide di sfruttare il buon momento e spinge sull'acceleratore. Al 15esimo gli ospiti avrebbero la più ghiotta delle occasioni per sbloccare la contesa. Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Polichetti entra in ritardo su Aspas e lo atterra, è rigore. Sul dischetto si presenta il capitano Daniel Jakimowski, che calcia di potenza e precisione, ma coglie il palo e cestina così l'unico vero match point di tutta la partita. Al 21esimo poi si mette in proprio Mandelli, che dalla sinistra si accentra e lascia partire un tiro secco che viene trattenuto senza patemi da Terenzio. Al 33esimo c'è lavoro dall'altra parte anche per Ziglioli, che smanaccia in tuffo una conclusione a raso terra di Lancellotti, ben servito dal subentrato Guastalla. La gara non regalerà più alcun tipo di emozione e scorrerà liscia fino al termine dei 2 minuti di recupero. Resta l'amaro in bocca a quelli del Nibbiano, a secco di vittoria della seconda giornata, per non aver sfruttato l'occasione del penalty e per non aver saputo portare a casa l'intera posta in palio. Il felino invece accoglie con soddisfazione il 9° punto stagionale, frutto di una prestazione volitiva e di sacrificio da parte di tutto il gruppo, che da martedì inizierà a preparare il derby contro i traversettolesi della Piccardo. Zero a zero tra Felino e Nibbiano e Valtidone, oggi al Bonfanti, e analizziamo la partita con il tecnico dei rossoblù Matteo Brandolini. Mister, un pareggio che tutto sommato può andare bene alla sua squadra e soprattutto conferma l'imbattibilità stagionale. Hai detto due cose sulle quali sono perfettamente in linea. Oggi sapevamo di incontrare una squadra di caratura tecnica elevatissima e noi con la massima mobilità abbiamo cercato di prepararla nel modo giusto,
che quello che abbiamo visto in campo, stando molto coperti e cercando di ripartire. Quindi, come dico ancora, è un ottimo punto per noi, anche perché ci permette di essere ancora imbattuti e ci dà un po' di morale e sì, fiducia nelle nostre forze, però sappiamo che sarà molto dura e dobbiamo continuare a pensare in piccolo, far passo per passo, perché sappiamo che ogni domenica incontreremo sempre squadre attrezzate, quindi sarà sempre molto dura. È stata sicuramente una partita equilibrata, lei in settimana l'aveva preparata in questo modo, cioè aveva pensato a ripartire, a pungere in contropiede una squadra forte come il Nibbiano? Sì, assolutamente, molte volte le partite si preparano, poi in campo le cose non vengono sempre come uno si aspetta. Oggi invece devo dire che la partita è stata proprio preparata come è stata vista, nel senso, sapendo la caratura tecnica degli avversari. Se fossimo stati spavaldi o presuntuosi di pensare di fare il nostro gioco, probabilmente non saremmo qui adesso a parlare di un punto, ma probabilmente di zero. Chi lo sa, poi è sempre il segno di poi. Però noi andiamo avanti con la nostra filosofia, che è quella di fare, come dico ancora, un passo per volta e di portare il massimo rispetto per gli avversari. Dico, e tanto più se è il Nibbiano, insomma, perché qua penso che... Sì, Nibbiano lo conosciamo tutti. È stata una partita, ultimissima domanda mister, è stata una partita senza sbavature da parte dei suoi ragazzi. C'è stato soltanto un momento in cui forse avete sudato freddo, è stato il calcio di rigore per il fallo di Polichetti, poi per il resto difesa compatta, avete concesso poco, è mancato forse un po' lo spunto in attacco. Mancato lo spunto anche perché, come dico ancora, il Nibbiano non ci ha permesso di averlo, anche se noi abbiamo avuto due o tre palle che, con un po' di fortuna in più, le avessimo ottimizzate, potevamo anche fare il colpaccio, però come piacesse obiettivo sarebbe stato, per quanto visto in campo, troppo, anche se nel calcio ci sta tutto. Sbavature, no, oggi siamo stati una squadra compatta, direi, il rigore sacrosanto, però regalato. Dopo dico Polichetti, ci penso, io metto a posto. però ci sta, partita di una squadra compatta, unita, come dico sempre, e non per fare il libro cuore, c'è un grande gruppo, perché dico, queste cose si ottengono anche col gruppo, insomma, con l'unione. Ai microfoni di Sport Parma in compagnia di mister Perazzi, tecnico del Nibbiano Valtidone, che oggi è venuto qui a Felino a giocarsi la partita. Alla fine mister non è arrivato il successo, avete provato a imporre il vostro gioco, c'è stato anche un episodio importante a metà secondo tempo, un rigore sbagliato da capitano Jakimowski. È soddisfatto comunque della prestazione dei suoi ragazzi? Sì, sono soddisfatto, a mio parere siamo in crescita anche dal punto di vista della condizione fisica. È ovvio, se fosse andato dentro questo rigore avremmo portato a casa tre punti che ci servivano soprattutto per il morale. Tuttavia sapevamo che questa era una trasferta difficile e, viste le beffe delle ultime due domeniche, siamo venuti qua col coltello fra i denti per cercare comunque di portare a casa qualcosa e rimetterci in moto. Ecco, ho parlato di due domeniche beffarde, oggi abbiamo visto un Nibbiano con un buon spirito battagliero, però qualcosina non è andato per il verso giusto in questo inizio di stagione. La sua squadra è sicuramente una squadra ben attrezzata per l'eccellenza, forse ci si aspettava qualcosina in più. Sì, certamente, anche noi ci aspettiamo da noi stessi qualcosa in più. In questo momento ci sono dei problemi in fase di rifinitura e di finalizzazione della manovra. Questo è un aspetto chiaro sul quale stiamo lavorando e dobbiamo cercare di trovare una soluzione, perché è un problema che sennò rischia di zavorrare pesantemente tutta la stagione.